Ciao a tutti, benvenuti sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi consiglio 5 film a random dalla mia collezione. A random più o meno no, però ho scelto 5 film senza pensarci ovviamente troppo dalla mia collezione che secondo me potrebbero piacervi e se non li conoscete, comunque vi state avvicinando al mondo dell'horror, siete interessati comunque a pellicole magari un pochettino meno famose, però sempre comunque valide, secondo me potrebbero essere 5 consigli buoni. È un mix di consigli un po' variegato che va dall'horror più horrorifico al thriller, comunque è un bel mix, diciamo che secondo me potrebbe andare bene appunto un po' per tutti. Parto subito con appunto quello che è più un thriller che un horror, però a me è sempre piaciuto molto come film, già dalla prima volta che lo vidi mi aveva colpito molto, ma anche perché comunque chi c'è dietro non è il primo che passava di lì, anzi non, è abbastanza famoso e credo che un po' tutti lo conoscano anche perché oltre ad essere un regista e uno sceneggiatore è anche un grande scrittore di libri, sto parlando di Michael Crichton e del suo Coma Profondo. Questo film è diretto da lui ed è tratto da un suo romanzo appunto. E questo film praticamente parla di alcune morti in ospedale un po' sospette. Abbiamo Michael Douglas che credo sia qui nei suoi primi ruoli cinematografici, comunque un po' all'inizio della sua carriera, che è appunto protagonista insieme ad un'altra attrice molto brava. E questi due appunto protagonisti scopriranno che nel loro ospedale ci sono più che delle morti, ci sono delle persone che finiscono in coma in una situazione un po' particolari perché in teoria fisicamente questi stanno molto bene, ma durante delle operazioni questi personaggi finiscono in coma per dei problemi comunque dovuti durante l'intervento. Indagando scopriranno che dietro c'è qualcosa di molto più terribile e dovranno cercare di riuscire comunque a fermare questa cosa perché sinceramente non è bellissima. Il film è molto intrigante già dall'inizio, ben girato sicuramente, c'è una bella atmosfera, poi i film degli ospedali a me piacciono sempre molto e secondo me, essendo comunque a metà tra thriller e horror potrebbe piacere un po' a tutti. Non ci sono scene troppo particolarmente raccapriccianti, però tutta la situazione è abbastanza inquietante perché comunque pensare di andare in ospedale e comunque stare relativamente bene, magari anche per un intervento stupido e finire in coma irreversibile per poi essere destinati ad altro, non voglio fare troppi spoiler. È abbastanza inquietante, quindi secondo me vi potrebbe piacere abbastanza. Secondo film che vi propongo è un film diretto da Jack Shoulder che per chi è un attimino più pratico di horror è anche il regista di Nightmare 2. Questo è sempre uno slasher veramente molto carino che, di cui si parla un pochettino poco ed è Nel buio da soli. Qui abbiamo oltre che una trama slasher abbastanza carina, anche un cast d'eccellenza perché nel film troviamo Jack Palance, Donald Pleasence, Martin Landau, Dwight Schultz, che è il matto dell'A-Team, per chi volesse capire un po' chi è, e è un film che è ambientato, allora non è ambientato in un ospedale psichiatrico, però c'è questo dottore che è appunto interpretato da Dwight Schultz, che ha tutti questi pazienti matti che sono appunto interpretati da Palance, Pleasence e Martin Landau, che sono nell'ospedale che lui, nella clinica che lui dirige. Questi scapperanno per motivazioni loro e andranno a perseguitare lui e la sua famiglia in una notte da incubo. È uno slasher secondo me molto carino, poi ovviamente il valore aggiunto è dato dagli attori che ci sono dal cast, però secondo me è un film piuttosto carino che non è così scontato come potrebbe sembrare, cioè slasher, ma non è proprio così sempliciotto o comunque
così leggero come potrebbe risultare uno slasher di solito. È un filmettino valido che comunque io metto tra gli slasher più carini e più ben fatti, secondo me. Quindi questo secondo consiglio ci sta sia per chi vuole qualcosa di leggermente più impegnato, ma per chi si vuole anche solo divertire. Per il terzo film, il terzo consiglio, andiamo decisamente sul paranormale con Spiritica, che è un film di, mi sembra, metà anni 80, una cosa del genere, uno dei primi film che io ho visto all'epoca e che sinceramente mi aveva colpito particolarmente perché ci sono delle morti abbastanza ben fatte, abbastanza carine, abbastanza elaborate, non sono poi così semplici come potrebbe sembrare. Già dal titolo capiamo che abbiamo a che fare con una tavoletta Ouija, un'evocazione di spiriti, e lo spirito evocato non sarà sicuramente amichevole, anzi è abbastanza ostile e cattivo. Abbiamo una ragazza che sarà la protagonista del film e ovviamente tutti i suoi amici intorno a lei moriranno appunto in queste maniere molto particolari. È un film che consiglio perché secondo me è uno dei migliori degli anni 80. Comunque, se vogliamo rientrare nella categoria del paranormale o comunque sedute spiritiche e cose varie, secondo me questo qua è uno di quelli più divertenti e anche carini appunto per tutte queste morti particolari. Come al solito fatemi sapere se magari già li conoscete, perché questo è un video che è rivolto ovviamente a tutti, ma chi come me comunque conosce molto bene questo tipo di film e ama appunto questi film anni 80 probabilmente e sicuramente li conosce già, però sapere anche il vostro parere è sempre una cosa che gradisco. Consiglio numero 4 è un film che io ho recuperato non tantissimo tempo fa e sinceramente mi dispiace perché è un film che mi è piaciuto davvero tanto, dal regista olandese Dick Maas, che ha già fatto un sacco di cose horror, quindi se lo conoscete sapete già più o meno di cosa sto parlando. Vi consiglio Amsterdam. Questo è un horror, uno slasher un po' particolare, perché abbiamo appunto un killer che lavora sott'acqua, è un killer subacqueo praticamente. Una cosa abbastanza rara negli horror, non è che non sia mai capitato, però diciamo che di questo film la sua particolarità è proprio questa, cioè di avere questo killer molto particolare che appunto agisce da subacqueo. Abbiamo poi un'indagine fatta da un poliziotto che deve appunto scoprire chi sia il killer che appunto uccide tutte queste persone. Anche gli omicidi non sono male, anzi sono proprio belli. E poi c'è tutta questa ambientazione comunque dei canali di Amsterdam, che sono molto simili a quelli di Venezia, quindi sono molto affascinanti secondo me come ambientazione. C'è un inseguimento bellissimo, molto action, con i motoscafi, che secondo me vi piacerà, quindi uniamo molto l'horror all'action in questo caso, ma la cosa funziona veramente molto molto bene secondo me. Ultimo consiglio è qualcosa che si sposta più sul sci-fi anni 50, a questo mood, nonostante il film sia degli anni 80. Il film che vi consiglio è The Stuff, il gelato che uccide. Il titolo dice già praticamente tutto. Praticamente abbiamo questo gelato che viene estratto dal terreno da una compagnia e viene distribuito come prelibatezza a appunto i consumatori americani in questo caso. Abbiamo però un detective, un investigatore privato che deve indagare sulla faccenda perché non è molto chiara, ma anche perché chi comunque si nutre di questo gelato inizia a non poterne fare più a meno, quindi diventa una specie di droga e praticamente sembra quasi posseduto da qualcosa di alieno. Il film è molto divertente perché unisce anche una vena comica e ha davvero una bella atmosfera. Poi comunque c'è questo gelato che è particolare, le persone che diventano un po' pazze, c'è comunque tutto l'insieme del film, secondo me è molto divertente, sicuramente vi piacerà. È comunque un cult degli anni 80 perché è un film che ogni tanto sbuca fuori
in qualche pagina, in qualche post, e sicuramente non è così poi sconosciuto, però non se ne parla comunque mai abbastanza rispetto magari ad altri film che ovviamente sono più famosi e di cui si parla molto di più. Secondo me questo è un ottimo consiglio per una serata molto molto tranquilla, molto molto scialla, dove volete soltanto divertirvi e vedere comunque un killer un po' particolare e diverso dal solito. Il video consigli finisce qui, io spero di avervi interessato a questi film. Se non li conoscevate e siete incuriositi, dovreste comunque riuscire a recuperarli tutti in qualche modo, sia in supporto fisico che comunque per altre vie, perché secondo me si trovano anche abbastanza bene. Chi invece li conosce già mi faccia sapere il suo parere riguardo. Secondo me questa è una bella cinquina che può andare bene un po' per tutti. Come al solito, se siete appena imbattuti sul canale o se comunque già lo conoscete ma siete ancora un po' titubanti e però vi è piaciuto quello che avete visto, sicuramente un bel like e un segui sul canale sono assolutamente graditi. Mi trovate anche su altri social come Instagram, Facebook e anche Spotify da un mesetto, con la mia rubrica sui B-movie, dove appunto parlo solo di film brutti. Quindi se siete amanti dei film brutti andate ad ascoltarvi gli episodi, che sono già tutti caricati appunto anche su Spotify, oppure li potete ascoltare anche qui su YouTube. Noi ci vediamo nei prossimi video. Ciao!